A Cortina dal 23 dicembre alla fine di febbraio si potrà entrare nelle mie stanze, le stanze segrete di Vittorio Gialli, che peraltro non sono segrete da molto tempo, sono visibili a richiesta. Nella casa dove stava mia madre, dove sta mio padre, pensando e scrivendo di lei, ci sono molti quadri che raccontano la storia di una vita di ricerche e di studi e hanno, per qualche tempo sono stato a Osimo in un palazzo con ampie stanze dove sono state viste fino ai giorni del terremoto. Pensare che oggi quei luoghi attendono una quantità di persone che siano capaci di distinguere i luoghi della bellezza dai luoghi della violenza della terra è uno sforzo cui mi sono applicato, ma ormai si era pensato a una escursione sulle Dolomiti a Cortina, io proprio sono adesso a Vienna, per allargare la possibilità di conoscenza di queste stanze, quindi Osimo rimane il luogo dove queste stanze hanno avuto la loro prima esibizione, la loro prima apertura, e Cortina continua in altre stanze a ospitare i dipinti, le sculture che io in tanti anni ho raccolto. È un'esperienza molto singolare rispetto a me, ma non tanto perché io debba essere più conosciuto da quello che sono e al di là di quello che le persone vogliono, ma perché quelle opere parlano di anime, di uomini che hanno lasciato in quelle immagini una testimonianza così forte e sensibile della loro vita che io a un certo punto ho intercettato. Esse sono persone, quelle opere rappresentano pensieri e visioni di mondi diversi e questo dà il senso di una raccolta di opere d'arte o di arte contemporanea o di arte antica, perché dietro c'è una persona, in questo caso una persona sono io e con me mia madre per tanti anni, che ha sentito parlare delle opere e oggi voi le sentirete allo stesso modo dirvi quello che hanno detto a me o altro ancora. Quindi dal 23 dicembre alla fine di febbraio voi potrete camminare in alcune stanze dove incontrerete quelle persone che sono state vicine a mia madre, a mio padre e a me nella casa di Ferrara e dove hanno vissuto e vivono una lunga parte della loro vita. Intanto si spostano, incontrano, incrociano, parlano, ma parlano come persone. Ecco, le opere d'arte sono persone viventi. Io ho voluto ospitarle, farle ospitare alla Casa delle Regole a Cortina, in quella casa frequentata per vedere le opere della collezione Rimoldi, un altro collezionista che si è circondato di anime. Io credo che voi avrete il compiacimento di sentire persone viventi e di sentire quello che mi ha unito a loro.